Manuel Delgado Villegas, il primo serial killer spagnolo. Il suo soprannome era l'arropiero. Ha ucciso un totale di 40 persone negli anni 60. Il suo modo di uccidere è stato sviluppato da un colpo mortale che ha preso durante il suo addestramento militare. Di nazionalità spagnola, nasce il 25 gennaio del 1943 a Siviglia e morì il 2 febbraio del 1998. Uccise fra il 1964 e il 1971 tra le 8 e le 48 persone. Nato a Siviglia, in Spagna, il 25 gennaio del 1943, sua madre morì a 24 anni dandolo alla luce e fu cresciuto solo dal padre José Delgado Martín, che, per vivere, fabbricava e vendeva arrope, un concentrato di frutta prodotto nel sud della Spagna e usato per fare dolci. Da lì, l'alias che suo figlio ha ereditato, l'arropiero. Sia lui che sua sorella, però, prendevano un sacco di botte dal padre, che era tanto un buon lavoratore quanto un alcolista, che dava le colpe di tutte le sue disgrazie a sua moglie, morta, lasciandolo da solo a sfamare due figli. In realtà, si risposò felicemente e di conseguenza a questo matrimonio mandò Manuel e sua sorella a vivere con la nonna materna, a Mataró, in Catalogna. Delgado e sua sorella vissero con la nonna nel quartiere prevalentemente andaluso di La Sirera. Frequentò la scuola, ma non imparò mai a leggere e a scrivere. La sua infanzia, segnata dall'orfanotrofio, dai maltrattamenti del padre e dal suo basso quoziente intellettivo, ha forgiato la sua personalità adulta e ha scatenato scoppi di violenza e aggressività, aggravati dall'eccessiva forza. Non gli importava chi doveva affrontare, affrontava chiunque fosse. Nel 1961, all'età di 18 anni, Delgado si arruolò nella Legione Spagnola. Lì apprese le tecniche di combattimento corpo a corpo, una in particolare, il colpo del legionario, anche detto colpo mortale, un colpo alla laringe con il filo della mano che divenne uno dei suoi metodi preferiti per uccidere. Dopo la legione, Delgado divenne un nomade, vagando lungo la costa mediterranea, mendicando, rubando e litigando con prostitute e omosessuali. Fu arrestato molte volte, ma non fu mai incarcerato. Il suo strano comportamento agli arresti lo ha sempre portato a essere mandato in istituti psichiatrici, dal quale è sempre stato rilasciato. Delgado ha ucciso la sua prima vittima accertata nel 1964 all'età di 21 anni ed è rimasto attivo fino al suo arresto a 28 anni nel 1971. La maggior parte delle sue vittime erano donne che secondo Delgado gli chiedevano favori sessuali, ma venivano anche uccise per rapina o offese nei suoi confronti. Uccideva strangolando, usando il suo colpo mortale o con colpi alla testa. Non c'era un chiaro modus operandi, sebbene la brutalità fosse sempre presente nei suoi crimini. Delgado attaccava gli altri con l'intento di derubarli, o se la vittima era una donna, violentandola, cosa che faceva però solo dopo la morte. La natura selvaggiamente diversa dei crimini e delle vittime, uomini e donne, giovani e anziani, spagnoli e stranieri, eterosessuali e omosessuali, ricchi e poveri, e lo stile di vita nomade di Delgado hanno reso impossibile per le forze dell'ordine collegare gli omicidi come opera di una singola persona, prima della confessione dello stesso Delgado. Solo gli ultimi due omicidi sono avvenuti nello stesso luogo e vicini nel tempo, provocandone l'arresto. La sua prima vittima fu Adolfo Montaner, ucciso il 21 gennaio del 1964. Adolfo era uno chef di 49 anni e fu ucciso su una spiaggia mentre dormiva. Delgado dichiarò: «Ho visto un uomo addormentato appoggiato a un muro. Mi sono avvicinato a lui e, molto lentamente, con un grosso sasso che avevo raccolto vicino al muro, l'ho colpito alla testa. Quando mi sono accorto che era morto, io ho preso il portafoglio e l'orologio da polso.
non aveva quasi niente dentro e l'orologio era una schifezza. Lo stesso Delgado ha poi affermato di aver gettato da una scogliera un altro omosessuale, un cliente, a Garraf, dopo che la vittima ha detto: «Che bellezza, che vista, non mi dispiacerebbe morire proprio in questo posto». Al che Delgado ha risposto: «Muori allora», e lo ha spinto. Il suo delitto più atroce e quello che ha sconvolto il paese è stato quello commesso contro una donna di 68 anni che, dopo aver ucciso con un colpo alla testa, ha violentato nei 4 giorni successivi. Durante le indagini, dopo il suo arresto, fu proprio questo delitto a evidenziare l'estraneità di Manuel Delgado dalla realtà. Descrivendo il delitto durante gli interrogatori, la Ropiero si riferiva sempre all'anziana come a una ragazza di 19 anni. L'indizio che ha portato la polizia a lui è stato la scomparsa di una donna di 38 anni nel gennaio del 1971. La donna aveva una disabilità mentale, era famosa per la sua promiscuità e usciva con Manuel Delgado, di cui la polizia non aveva sospetti. Gli agenti hanno scoperto che era fuggito e lo hanno subito trovato e detenuto in un campo aperto a El Pilar, a Cadice. Delgado confessò presto il delitto e condusse gli agenti al cadavere della donna scomparsa. Delgado ha confessato di aver strangolato la donna con i suoi collant mentre stavano facendo sesso. Il suo corpo era stato profanato poi per i 3 giorni successivi. Quando fu arrestato per l'omicidio della donna nel 1971, 7 anni dopo il suo primo omicidio accertato, si accusò di altri 48 omicidi che sarebbero stati perpetrati in tutta Europa. Tuttavia, la polizia ha potuto provare solo 7 di questi omicidi. I test psicologici determinarono in Delgado una grave malattia mentale che gli impediva di distinguere tra il bene e il male. Questa malattia lo liberò dalla sua responsabilità penale e gli impedì di essere processato ufficialmente. Un rapporto psichiatrico firmato a Madrid il 12 aprile 1972 lo definì un pericolo sociale in sommo grado. Dopo aver condotto un'indagine genetica, si concluse che la Ropiero fosse un portatore di 47 cromosomi con trisoma della coppia numero 29, XYY, il controverso cromosoma della violenza, o cromosoma lombroso, dallo scienziato che lo ha predetto. E la Ropiero fu ricoverato in un centro psichiatrico a Madrid per 20 anni, fino a quando nel 1996 fu trasferito in un altro, a Barcellona. Dopo più di 20 anni di pellegrinaggio dalla psichiatria alla prigione, Delgado cambiò atteggiamento. Smise infatti di vantarsi di aver commesso gli omicidi, voleva solo guarire per godersi la sua libertà. E questo avvenne con l'entrata in vigore del nuovo codice penale. Nessuno si ricordava più di lui e trascorse i suoi ultimi anni a mendicare per le strade di Mataró. Delgado morì il 2 febbraio 1998 all'ospedale Can Ruti di Badalana a causa di una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Delgado è entrato nella storia della Spagna come il peggior assassino del paese, ma il più grande serial killer spagnolo di tutti i tempi ha trascorso 26 anni in prigione e non è mai stato processato per i suoi crimini. Per curiosità, quando è stato arrestato ed era in viaggio con gli agenti, ha sentito alla radio che un messicano aveva ucciso un numero di persone maggiori di lui. Egli affermò agli agenti: «Datemi 24 ore e vi assicuro che un miserabile messicano non sarà un assassino migliore di uno spagnolo». Nel processo di indagine sulla veridicità delle sue affermazioni, il magistrato inquirente di El Puerto de Santa Maria, Conrado Gallardo Ross, insieme agli investigatori coinvolti nel caso, ha accompagnato Delgado sulle scene dei crimini per un periodo di 2 anni, dove ha ricostruito e spiegato tutti i suoi crimini. Le foto scattate durante le indagini mostrano Delgado sorridente
e persino abbracciare Detective, che hanno usato la forma affettuosa del suo nome, Manolo o anche Manolito. Delgado è diventato il primo serial killer a viaggiare sulle scene dei suoi crimini in aereo.